due. Signore e signori, è ora il momento della cerimonia di premiazione dell'undicesima tappa di Agiroe, Repubblica di San Marino, Cesenatico. Siamo alla premiazione della maglia viola. La maglia Enel X, per quanto riguarda la classifica generale, va al team Enit Agenzia Nazionale del Turismo. Ed è Max Lelli a vestire la maglia del primato in classifica generale. Con Max Lelli hanno gareggiato Giacomo Daviti, Alessandro Cronfield, Christine Cumè, Joe Verlaine, Francisco Garcia. Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, Max Lelli veste la maglia viola. Per la premiazione della maglia arancio diamo il benvenuto sul palco a Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo Enit Agenzia Nazionale del Turismo. La maglia Agenzia Nazionale del Turismo della classifica prova regolarità va al team RCS Sport JGMF Ufarma. Ed è Moreno Moser a vestire la maglia arancio. E per quanto riguarda i team RCS Sport e GMF Ufarma, hanno gareggiato anche Mario Brandi, Alberto Naldoni, Valentina Di Capua, Gianluca Scarpellini, Marco Sorosina. E questi sono i portacolori del team RCS Sport e GMF Ufarma. Siamo arrivati ora alla premiazione della maglia azzurra. La maglia Cortina 2021, per quanto riguarda la classifica prova speciale, va al Fly Cycling Team. E Amedeo Tavini a vestire la maglia azzurra, e fanno parte di questa formazione anche Luca Maria Lucini, Andrea Puzzo e Filippo Pianelli. Fly Cycling Team, maglia azzurra, Cortina 2021, classifica prova speciale. Per la premiazione della maglia blu Next Generation diamo il benvenuto sul palco a Massimo Bulbo, consigliere regionale dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. La maglia della Commissione Europea per la classifica giovani va al team Toyota! Maglia blu Next Generation che è indossata da Patrick Martini, che ha gareggiato con Elisa Scarlatta, Angelo Andina, Paolo Loconte, Francesco Ferracini e Greco Covezzi. Team Toyota, maglia blu, Next Generation. Della maglia nera. La maglia Intimissimi Uomo, per quanto riguarda la classifica master, va al team Banca Mediolanum. Ed è Giulio Carone a vestire la maglia Intimissimi Uomo per quanto riguarda la classifica master. Hanno gareggiato per il team Banca Mediolanum anche Giacomo Tasselli, Enrico Giuffoli, Fabio Dal Monte, Felice Innocenti e Stefano Villa. Complimenti, complimenti a Giulio Carone e a tutti i componenti del team Banca Mediolanum. Siamo ora alla premiazione della maglia rossa. La maglia Sara Assicurazioni per la classifica sprint va al team Valsir. Ed è il
capitano di questa formazione a vestire la maglia rossa, vale a dire Roberto Ferrari, e hanno gareggiato Marco Medeghini, Matteo Gozzi, Andrea Nunziatini, Giorgio Righi, Edwin Fernandez e Paolo Zanni, oltre a Narciso Bentinsoli e Marco Medeghini. Complimenti ai portacolori del Team Van Sier. Per la premiazione del vincitore di tappa diamo il benvenuto a Gabriele Donon, titolare della birra San Gabriel. Vince l'undicesima tappa di Giro E dalla Repubblica di San Marino a Cesenatico, Patrick Martini, Team Toyota. Conduttore della trasmissione Salite da Incubo in onda su Sky, già azzurro nelle categorie giovanili, Patrick Martini si è imposto in questa tappa, corsa proprio a due passi da casa, successo quindi ancora più importante, e si festeggia a Cesenatico, si festeggia la vittoria di Patrick Martini, e questa premiazione fa calare il sipario su questa undicesima tappa di Giro E. 1, 2, 1, 2, 3. I was wondering if after all these years you'd like to meet.